Siamo con Stefano Negri, proprietario dell'Hotel delle Alpi al Passo del Tonale. Buonasera Stefano. Buonasera. Allora, l'estate 2021 è iniziata e quali sono, diciamo, le caratteristiche, se ci sono le prenotazioni, ecco, come sta andando? Normalmente noi apriamo ai primi di giugno, mentre quest'anno, mancando gli arrivi degli stranieri, abbiamo posticipato l'apertura al 26 giugno. Abbiamo un bel ritorno di escursionisti, soprattutto del mercato italiano. Il segnale positivo è che si stanno riavvicinando anche un po' gli stranieri. Arrivano dal nord Europa, dall'Olanda, qualche presenza anche dalla Germania. E ci aspettiamo a settembre, ce lo aspettiamo, lo speriamo, il ritorno della nostra clientela tedesca, che ci permette di concludere la stagione a fine settembre. Ecco, avete modificato qualcosa rispetto all'estate scorsa o è tutto come prima? Essenzialmente come prima, i regolamenti sono rimasti gli stessi, siamo più pratici perché ormai siamo abituati e anche la gente soprattutto è abituata a rispettare le regole dovute al Covid. E mi sembra che ci sia un atteggiamento più rilassato rispetto all'anno scorso. Anche responsabile forse. Esatto, responsabile e rilassato, probabilmente dovuto anche al fatto che la maggior parte dei nostri clienti arrivano già con almeno una dose di vaccino, se non molti già con la doppia dose. Con il Green Pass. Sì. Ecco, tu sei proprietario anche di 3 strutture ristorative a Ponte di Legno. Come sta andando, diciamo, per quanto riguarda il settore ristorazione? Allora, siamo ripartiti all'inizio in modo molto forte, perché c'era questa voglia di riuscire, di poter mangiare al ristorante. Stiamo facendo abbastanza bene con i nostri ristoranti. È un po' più lento il discorso del nostro wine bar, cocktail bar, perché la gente è ancora un pochino, si avvicina ancora un po' restia, diciamo, esatto. A venire nei locali un po' affollati, ecco, questo sicuramente. Per quanto riguarda la stagione estiva, fino a quando durerà? Come ti dicevo, sicuramente noi saremo aperti fino all'11 settembre, però fino al 12 settembre, domenica 12 settembre, ma contiamo di prolungare la stagione fino a fine settembre, contando sul fatto che ci sia questi arrivi del mercato tedesco. Ecco, incrociando le dita, la stagione invernale è ancora un punto interrogativo, speriamo possa ripartire come gli anni precedenti. Voi avete già una data in caso? E noi apriremo come sempre ai primi di dicembre e fino a concludere la stagione a metà aprile. Chiaro che anche noi abbiamo qualche punto di domanda, anche se delle richieste ne abbiamo moltissime, c'è molta voglia di venire a sciare. Speriamo che, come è successo l'inverno scorso in altri paesi, vedi in Svizzera, Slovenia, ci permettano di poter aprire gli impianti anche con alcune limitazioni che probabilmente saremo costretti a mantenere. Poi noi siamo pronti, anche perché se la montagna dovesse pagare un secondo inverno di chiusura, penso che ci troveremmo in una situazione molto molto complicata, sicuramente. Complicata. Già è complicata adesso, potremmo pensare parliamo di una situazione disperata. Certo. Per quanto riguarda le novità qui al Passo del Tonale? Abbiamo tantissime novità, perché abbiamo tanti progetti, dai più ambiziosi a quelli che già realizzeremo, che ci vorrà un po' di tempo a realizzare, a quelli che invece realizziamo già quest'estate. Una cosa molto bella è sul lago artificiale della Valbiolo, verrà fatto un ponte galleggiante con una piattaforma. Durante il periodo estivo, nelle domeniche di agosto, avremo dei concerti. E quindi su questo ponte galleggiante, che ricorda un po' il floating pier che c'era stato a Iseo. Certo. E hanno iniziato a coltivare, ci sono delle coltivazioni a bordo lago, delle erbe alpine, che anche quelle saranno visitabili e sono cose in ogni caso naturali, che però è bello anche vedere coltivate in modo naturale, ecco. Esatto, e anche professionale. E poi abbiamo invece dei progetti molto molto ambiziosi, oltre alla realizzazione delle terme a Ponte di Legno, che saranno pronte in 2 anni. Abbiamo l'interno della strada statale davanti alla telecabina Ponte di Legno, che porta su dal paradiso fino al presente.
piste da sci non avranno, nei due punti dove c'era l'attraversamento della strada, verranno eliminati con questi due sottopassi. Non ultimo, un importante impianto che dall'intermedia di Ponte di fra Ponte Tonale porterà direttamente a Cima Blaise con lo scavalco al Contrabandieri, che è la pista che proprio abbiamo dietro il nostro tempo. Ecco, vogliamo dare i dati per potervi contattare, soprattutto il sito internet? Sì, beh, il nostro hotel lo trovate sul sito del hotel-dellealpi.com o su iridehotels.com. I numeri di telefono eventuali sono 0364 90 39 19, ma tutta la nostra offerta, compresi anche i ristoranti di Pontidegno, li trovate sul sito iridehotels.com. Benissimo, ringraziamo allora Stefano Negri e gli auguriamo una buona stagione. Grazie e vi aspettiamo, arrivederci a tutti.